piantatela con le matite. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video di cui sono felicissima. Grazie a una vostra segnalazione, visto che vi sto a leggere, a sentire, e a una segnalazione, la voglio ringraziare, Giovanna Perricone. Grazie Giovanna di aver postato sulla pagina di Arte per te la foto di queste matite, le Sprut. C'è una T finale, non so se si legga Sprut o Spru. Io le dirò un po' per non sbagliare. Le Sprut, diciamo così. Le Sprut sono matite un po' particolari, perché sono delle matite con mina a grafite, quindi delle matite da bianco e nero, o da punti se vogliamo, che però al loro interno hanno la vita. Infatti in questa capsuletta qua sopra contengono un seme, e quando sono troppo corte per essere utilizzate come matite, vanno girate, piantate in un vasetto, innaffiate, e piano piano la vostra arte germoglierà. È una matita fantastica. Quando Giovanna me l'ha segnalata, io sono impazzita, dovevo averle per forza, ma non per me, ma per voi. Volevo conoscerle, toccarle, capire come fossero fatte, e allora mi sono messa al PC e ho cominciato a cercare, e ho trovato naturalmente subito il sito di Spru. Li ho contattati e molto sinceramente vi dico che gli ho chiesto dei sample per recensirvele e per regalarvele. Mi ha risposto Michael, un bel signore che è stato gentilissimo e contentissimo di mandarmi due sample, e mi ha mandato il basilico e il pomodoro ciliegino, eccoli qua, corredate dal loro foglietto illustrativo sul loro utilizzo. Bene, queste due matite, io all'inizio avevo intenzione di tenerne una per me e di regalarne una a voi, però, non mi pare giusto, io le ho chieste per voi e le regalo tutte e due a voi, e così tanto io lo sfizio di averle non appena sono entrata a conoscenza della loro esistenza, l'ho avuto, diciamo così. Mi farete sapere invece voi come sono come matite, perché io non le ho ancora temperate. Voglio che lo facciate voi, perché di questa matita sinceramente non mi interessa tanto la resa grafica, che può essere più o meno buona, ma mi interessa l'idea, è la poesia che ci sta dietro la sua formulazione, l'idea che dopo aver generato dell'arte con una matita, questa si possa piantare e possa germogliare, dar vita a qualcosa. Quindi che la nostra arte in qualche maniera prenda vita. Ho letto sul sito che queste matite possono anche essere personalizzate, basta richiedere una frase, un nome, e loro la incidono nel legno, come è incisa anche l'essenza di cui è caratterizzata. Quindi sarebbero carinissime, che ne so, per delle bomboniere di laurea, per un laureando in Accademia di Belle Arti, o per un diploma, per chi si diploma in un istituto artistico che ha a che fare con le matite, insomma. Per qualunque cosa, io credo che le comprerò per Enzo per il suo primo anno di scuola, e da tutte le matite del suo primo anno di scuola farò nascere tante tante piantine. Ci sono tantissime essenze, il rosmarino, l'aneto, andatele a scoprire sul sito, di cui il link vi metto sotto al video. Vedrete che ci sono anche i multipack, loro vendono mi pare 8 matite sui $19,50, quindi sui 15 euro. È un prezzo onesto per l'idea che sta dietro a questa matita. Sinceramente, questa è qualcosa di più di una matita. Questa è una vita in potenza, e veramente, io la vedo così, come se la nostra arte prendesse forma, prendesse vita attraverso poi il piantare di queste matite. Quindi mi sono piaciute tantissimo, ringrazio Michael e ringrazio Spru per essere arrivati su Arte per te in tempi poi velocissimi. La matita vi arriverà ognuna con un cartoncino di delucidazione, dove troverete anche tutti gli indirizzi del sito. Non so se ci siano rivenditori in Italia che le vendano, credo proprio di no, perché dal sito non si evince. Invece è sicuro che possiate comprarle contattando direttamente il sito. A me sono arrivate dalla Danimarca, anche se questo è un prodotto fabbricato, c'è scritto negli Stati Uniti, c'è scritto fabbricato con orgoglio a mano negli Stati Uniti. Quindi se anche a voi stuzzica l'idea di avere una matita che dopo averla usata possa tenervi ancora compagnia germogliando sui vostri davanzali, e allora cercate Sprut.
e troverete sicuramente la spezia, l'essenza o il fiore che farà al caso vostro, mentre per due di voi c'è la possibilità di averle in maniera del tutto gratuita. Come? Semplicissimo, lasciate un commento qui sotto al video e se vi è piaciuto il video lasciate anche un bel pollice all'insù, perché oramai YouTube mette in evidenza solo i video con tanti tanti pollici all'insù, tanti tanti commenti, e se potete fare anche qualche condivisione, perché no? E allora ragazzi, grazie sempre di essere così presenti anche con le vostre segnalazioni e grazie per darmi dritte come questa. Ringrazio ancora Giovanna, ringrazio ancora Michael per avermi mandato queste bellissime matite e in bocca al lupo a tutti voi. Mi raccomando, leggete il regolamento nell'info box su come partecipare. Ci sono le solite regolette, l'iscrizione al canale, l'avere compiuto 18 anni e le regole che metterò qua sotto. E sempre nel box informazioni metterò anche la data di scadenza del sorteggio. E allora, in bocca al lupo a tutti e piantate tante spru, fate germogliare la vostra arte. Non vorrete, d'arte per te è tutto, arrivederci, in bocca al lupo!